Probabilmente sono di parte, tuttavia trovo che le discipline scientifiche siano state probabilmente le materie che hanno sofferto di più la chiusura delle scuole. Questo perché è improvvisamente venuta a mancare la parte di laboratorio che difficilmente, a parte per alcune semplici esperienze, risulta eseguibile a distanza. È pertanto in questo contesto che trovo sia utile introdurre nella didattica alcuni strumenti che comunque possono essere utilizzati anche nella didattica ordinaria in presenza. Mi riferisco in particolar modo alle simulazioni di esperienze di laboratorio che alcune piattaforme, la più famosa delle quali è certamente il FET Colorado, mettono a disposizione per rappresentare virtualmente quello che gli studenti altrimenti osserverebbero in laboratorio. Vi voglio mostrare alcuni brevi esempi di esperienze di laboratorio che ho trovato possibile eseguire con gli studenti a distanza. Una prima idea è, per esempio, quella dello studio qualitativo, intuitivo, iniziale del concetto di densità. Diciamo, la scheda di lavoro viene condivisa, ad esempio, tramite Classroom, con gli studenti o con gruppi di studenti e si chiede loro di completarla seguendo una simulazione di esperienze di laboratorio raggiungibile ad un link che viene fornito in questo contesto. Gli studenti, ad esempio, aprendo il link considerato, possono accedere direttamente alla piattaforma, vedete per esempio questa è del FET, e utilizzando la simulazione che viene fornita, qui per esempio bisogna dare l'autorizzazione per poter utilizzare la simulazione, ma utilizzando la simulazione che viene fornita ed esplorandone le particolari situazioni che vengono presentate nella scheda di laboratorio, possono studiare il concetto di densità. Ora, questo è chiaramente un esempio semplicissimo per una classe prima di un istituto tecnico-economico, per la verità. Chiaramente le esperienze più complesse che magari vengono proposte in un liceo scientifico sono più difficili da riprodurre, con qualche eccezione o con qualche, diciamo, barando si può riuscirci lo stesso magari, no? Ad esempio si può presentare il concetto di attrito, questa è una scheda di lavoro presentata in una prima scientifico scienze applicate. Dicevo, si può presentare il concetto di attrito chiedendo agli studenti di utilizzare o il loro PC o il loro smartphone per aprire un'altra simulazione. Qui stiamo andando su di un altro link di un'altra piattaforma per aprire una simulazione che permetta di analizzare alcune proprietà un pochino più complicate che non la semplice densità. Nella simulazione di esempio, che vuole solo essere un piccolo spunto, c'è per esempio la possibilità di modificare il tipo di superficie, modificare la massa, dell'oggetto, modificare la forma dell'oggetto e, analizzare quello che succede, nel momento in cui questo oggetto viene tirato con, un dinamometro che legge in tempo reale la forza e la plotta su di un grafico. Ora, gli studenti, nell'esempio specifico, vengono guidati attraverso una scheda di lavoro nell'esecuzione dell'esperienza simulata e vengono poi condotti a ragionare a gruppi su, o a coppie, insomma, su quanto hanno osservato. Gli studenti, per esempio, possono lavorare a coppie sentendosi privatamente su di una chat di Meet oppure utilizzando WhatsApp o qualunque altro strumento risulti comodo. È ovvio che per il docente è chiaro che le simulazioni non sono la realtà ed è bene che la cosa venga resa chiara anche agli studenti, cosa che peraltro può essere uno spunto di riflessione ulteriore oltre al contenuto di fisica, ma è chiaro anche che in questo contesto simulazioni di questo tipo possono permettere di dare corpo sperimentale a quanto altrimenti rischia di diventare frontale teoria, aliena tipicamente alle scienze sperimentali.